Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Ultrasole! Nello scorso episodio abbiamo superato la prova del Canyon di Pony e in questo episodio andremo sulla cima dell'altare solare per affrontare il nostro destino. Ma prima, come al solito, vi ricordo di lasciare un mi piace, barra non mi piace, e di rispondere alla domanda del giorno. Inoltre, mi sono cambiato d'abito perché mi andava e ho fatto rifornimento di strumenti. Detto questo, andiamo! Riesco a percepire tutta l'energia del sole. Nebulino, perdonami, ma prima di farti tornare alla tua forma originale, devo trovare mia madre. Devo parlarle, devo dirle tutto ciò che sento. Dobbiamo assolutamente essere uniti per poter affrontare Necrozma. Il flauto lunare. Mi sembra così naturale tenerlo in mano. Credo che sarei in grado di suonarlo. Tonks, tu devi andare dall'altra parte. Tanto per dire, ho le cuffie proprio per ascoltare quello che accadrà. Soprattutto le host, perché ci saranno host nuove, suppongo. Ok, suoniamo il flauto solare. Nebulino, meno male, stai bene. Mi hai fatto prendere uno spavento a volartene via così all'improvviso. Temevo che ti staresti fatto male. Quindi il suono dei flauti ha il potere di farti evolvere in un Pokémon leggendario. È questo lo scopo del rito. Chi poteva immaginarlo? In nessuno dei libri che ho letto si parlava di una cosa del genere. Solgaleo. Cioè, Nebulino, io devo andare da mia madre. Capisco che voglia proteggere Alola, ma non può andare ad affrontare Necrozma da sola. Ora potrò raggiungere mia madre. Guzman, ma cosa... Mamma! Ma cosa... Ragazzi, scappate! Quella creatura è mostruosa! Mamma! Necrozma si è svegliato. Appena aperto gli occhi, si è lanciato ciecamente all'attacco. E ora è troppo tardi. Nessuno lo può fermare.
Scappa, Lilia. Mettiti in salvo. Non c'è niente che tu possa fare. Lotteremo insieme. Un kahuna a passeggio sotto la luna? Ho uno strano presentimento. Cos'è questa strana creatura? Hau, pensaci tu. Conto su di te. Oh, perché sei qui? Per adempiere i doveri di Pokémon protettore o per fare una bella lotta? Questo evento non riguarda solo Mele Mele. Cari amici, le altre isole sono nelle vostre mani. È apparso Necrozma! Questa host mette tipo tanta ansia, inoltre ouch! Ho Somerang! La lascerò un po' in sottofondo, dai! Ok, sembra un continuo... questo. Oh mio Dio, Ammattindoro! Perfetto, comunque siamo contro Necrozma. Duskmane Necrozma, per essere precisi. Ora, dovrebbe essere dello stesso tipo di Solgaleo, ergo possiamo usare Canto Effimero senza troppi problemi. Il punto è che è Ammattindoro. Quindi stiamo attenti. Quanto gli facciamo? Non troppo. Ma se continui con solo Notte Sferza... e farmi brutto colpo così? Beh, dovrei riuscire a sconfiggerlo senza nessun problema. Vorrei farvi notare, nello schermo inferiore è possibile... Astrocarica? Ouch. Ouch! È possibile vedere che non è possibile catturare Necrozma. Sì, ho detto possibile 70 volte. Ah, ho tolto... Ah, maledizione! Ho tolto il cristallo Z di tipo acqua. Ma non è un problema, perché forse adesso riesco a sconfiggerlo. Perfetto. Wow. Difficile. Comunque. Leucothea sale a 55 e vuole imparare idropompa. Sfortunatamente per noi, è meglio restare con canto effimero. Preferisco mosse più precise, almeno per qualche Pokémon della squadra. E qualcun altro sale. Lycanroc, che non ci interessa, grazie mille. E niente si che.
Necrozma ha rubato anche la luce di Alola. Ormai è solo questione di tempo. Presto tutta la regione cadrà nell'oscurità più totale. E tutta la dimensione nostra in realtà, giusto? Non solo la regione, quindi... yikes. Amavo la luce di Alola, così calda e bella. E adesso cosa facciamo? Necrozma sembrava così sofferente, come se stesse disperatamente cercando qualcosa. Sei così premurosa, ti preoccupi persino per Necrozma, ma in fondo sei sempre stata così. Troppo gentile, dal cuore tenero. È per questo che hai portato via Cosmog, non è vero? Mia piccola Lilia, piccola ingenua. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ci serve il vostro Pokémon leggendario per viaggiare tra i mondi. Come fate voi? Non credo che lei si renda conto di cosa ci sta chiedendo. Darus, non c'è tempo per le discussioni. Ho notato una cosa molto interessante durante la lotta di poco fa. Necrozma sembrava interessato al tuo braccialetto. Come lo chiamate? Il tuo Super Cerchio Z. Voleva rubare cristalli Z? In effetti, Tonks ha un gran numero di cristalli Z che ha ottenuto durante il suo giro delle isole. Già! Ne ha molti di più dei capitani e dei Kahuna, che hanno solo quelli di un tipo. Ma certo, i cristalli Z. Ascolta, tu sei riuscito ad evocare Solgaleo. Sarei di certo in grado di viaggiare con Lunala. È l'unico modo per raggiungere il mondo in cui si trova Necrozma. Te la senti? In fondo, non è molto diverso dal Pokepassaggio che usate voi all'Oliani. Nel nostro caso, si tratta di un ultraviaggio dimensionale. Per raggiungere il mondo in cui si trova Necrozma, devi entrare nel passaggio dimensionale bianco. Se entri in un passaggio diverso, ti ritroverai in altri mondi. Forse tu riuscirai a salvare Necrozma. Mi sa che conviene salvare, però non adesso. Quindi, questa è una parte molto breve. Ma voglio suddividere così i miei video. Rotom, francamente, la mappa è utile, ma non mi interessa così tanto il Rotom Roll ora. Lo faccio solamente per allungare di un po' il video. So che questo video è molto corto e potrei includere la prossima parte in questa, ma ho il sospetto che mi conviene staccare adesso. Grazie mille, Repellent Roll. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Ultra Sole, adesso Ultra Niente Luce, attraverseremo l'ultravarco. See you next time!